Bentrovati al consueto appuntamento di 9 minuti con l'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Bellandi. Come ogni ultimo venerdì del mese ci ritroviamo qui per parlare appunto con il nostro Arcivescovo. Ecco, possiamo dire che sta per iniziare l'anno nuovo, quindi innanzitutto parliamo degli auspici per questo 2024. Sì, credo che l'auspicio che tutte le persone di buona volontà e anche che hanno a cuore i destini di questa umanità siano auspici di pace, auspici che nella Terra Santa, in Ucraina e in tante zone di questo mondo funestate da conflitti si possa arrivare a ristabilire una condizione di rispetto, di dialogo, di pace, perché questo è un aspetto fondamentale per il futuro, di tutte le popolazioni dei luoghi coinvolti, ma anche dell'umanità intera, perché è chiaro che guerra produce, carestia, produce, difficoltà fra le popolazioni e motivi appunto di forte disagio per milioni di persone. Quindi il primo auspicio è questo, insieme all'auspicio che la nostra società possa ritrovare, ecco, quei fili di solidarietà, di accoglienza, di collaborazione, di interesse per il bene comune. Ecco, noi dobbiamo avere sempre un occhio particolare per chi è più indigente, chi ha più difficoltà, perché una società si misura soprattutto dall'attenzione che sa dare alle popolazioni più in difficoltà, e questo è un richiamo che non dobbiamo mai dimenticare. Certamente, e rimanendo sempre sul tema del nuovo anno, intanto ci saranno nuove ordinazioni dei diaconi. Sì, questo è un motivo di gioia perché ci saranno queste ordinazioni di 2 alunni del nostro seminario che diventeranno diaconi il 5 gennaio, poi un membro della comunità dei Giuseppini di Solofra, e anche egli riceverà l'ordinazione diaconale per l'Epifania, e poi domenica 7 sarà la volta di un membro della comunità diaconale, quindi una persona che riceverà il diaconato, ma in vista di questo diaconato permanente, che è un aspetto molto importante nella nostra arcidiocesi perché collabora strettamente anche con quello che è il ministero sacerdotale. Quindi sono 3 momenti in cui la nostra arcidiocesi si rallegra per queste ordinazioni. E prosegue la visita pastorale, quindi questo incontro importante con le varie comunità. Quali possiamo fare, ecco, un primo bilancio rispetto a questo viaggio nelle parrocchie? Sì, devo dire che a conclusione della prima zona pastorale che mi ha impegnato fino agli inizi di dicembre, ecco, i risultati, gli esiti sono per me di grande soddisfazione perché ho visto sempre delle comunità impegnate a vivere la fede e a cercare anche di trovare modalità nuove di collaborazione sia interparrocchiale sia anche, direi, tentativi di coinvolgimento anche delle persone meno presenti. E un altro motivo bello è stato il fatto di una collaborazione che in genere è già attuata fra i parroci e i laici, soprattutto. Direi è importante questa figura del referente sinodale che rappresenta un po' il trait d'union fra le varie comunità e l'intera arcidiocesi per quanto riguarda il cammino sinodale. Un'altra esperienza bella per me è stata il visitare gli ammalati. Sono rimasti loro molto contenti che il vescovo li visitasse a casa e io sono rimasto commosso anche direi dall'atteggiamento, modalità con cui molte persone vivono una condizione di sofferenza, di malattia, con grande fede, con grande rassegnazione cristiana. E questo è un momento che io ci tengo a vivere perché fa vedere come la Chiesa deve soprattutto guardare a queste persone. Ora noi iniziamo
Abbiamo già iniziato la zona della Valle dell'Irno e con questa zona andremo fino a febbraio e anche questa sarà un'occasione di incontro, di ascolto con le comunità, di momenti anche comuni a livello della forania. Insomma, sono direi occasioni veramente per un rilancio della vita della comunità. E prosegue il percorso di apertura, possiamo dire accoglienza, nei confronti delle coppie dello stesso sesso da parte della Chiesa. Eccellenza, il suo pensiero riguarda ora anche l'introduzione della benedizione per queste coppie. Sì, questa dichiarazione del Dicastero sulla dottrina della fede ha un po' fatto discutere, come spesso, ecco, fanno discutere questi passi un po', di apertura, del Papa, della Chiesa verso coloro che vivono situazioni irregolari. Ma tutto questo fa parte di questo orizzonte di conversione pastorale che il Santo Padre sta portando avanti e che non vuole mettere punti interrogativi sulla dottrina, rimettere in questione certe dinamiche o certi punti fermi appunto della prassi pastorale. Vuole solo creare quelle condizioni di incontro che siano, direi, facilitanti anche un atteggiamento di apertura a Dio e anche alla stessa Chiesa da parte appunto di chi è in una condizione irregolare. In questo senso, la benedizione per coppie omosessuali o per persone che vivono una condizione di divorzio e di nuova relazione, vuole essere, ecco, il segno di un'attenzione che la Chiesa ha per quei valori che sicuramente ogni persona e ogni legame affettivo porta in sé. Ecco, si tratta non di codificare una situazione o di equipararla appunto a quello che è il tradizionale sacramento del matrimonio, ma di, ecco, far vedere che alla Chiesa interessa ogni persona e interessa anche che ogni condizione dove esiste un legame, una stabilità affettiva, un percorso anche di crescita insieme, ecco, questo sia sotto la luce di Dio. Allora cercare di offrire questo conforto che viene dalla benedizione proprio per ogni tipo di percorso umano. Credo che non dobbiamo scandalizzarci di questo, ma cercare appunto di cogliere quello che è lo spirito che ha mosso il Santo Padre nel procedere a questa novità. E non sarà questo sicuramente codificato in una norma liturgica stabile, ma si tratterà, che ogni sacerdote possa, comprendendo la situazione, offrire una preghiera di sostegno, di conforto a questi legami. E prima di salutarci, un augurio del nostro arcivescovo per tutta la comunità. Auguro a tutti coloro che seguono questa intervista, questi 9 minuti, di custodire nel cuore, ecco, la luce e il calore del Natale. È fondamentale veramente guardare al bambino Gesù per riattingere i motivi della nostra speranza e accorgerci che nessuna situazione, pur difficile, pur gravata di ombre, può fermare questa iniziativa che il Signore Dio ha preso donandoci suo figlio, ma anche mantenendocelo perché il Signore si accompagna sempre a noi e quindi possiamo con lui affrontare tutto con la certezza di essere accompagnati da un amico che non ci abbandona mai. Grazie eccellenza, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento torna con l'ultimo venerdì di gennaio. Grazie.